Amici di Ant.it, buonasera qui dal ristorante Relitto di San Vito del Tronto per questa puntata mensile di Mondo Calcio. Siamo con quattro personaggi, qualcuno è sempre nostro abitué e invece stasera abbiamo un ospite illustre, l'abbiamo chiamato apposta anche perché già è venuto a trovarci diverse volte nei nostri studi. Parliamo del capitano della Samp storico, Paolo Beni. Buonasera Paolo. Buonasera a tutti. Buonasera. Poi abbiamo il direttore sportivo della Samp, Francesco Pulcini. Buonasera. Poi abbiamo il collega del Corriere Sport e Stadio, Benito Marinangeli, e il collega del Carlino, Matteo Porfiri. Giustamente, domenica abbiamo questa partitissima, erano 12 anni fa, se non erro, giusto ai tempi del Napoli, playoff. Quindi ci giochiamo questo turno con il Lecce, domenica a San Benedetto e mercoledì prossimo, 24, a Lecce. Io giustamente Paolo mi ha portato questo, lo facciamo vedere, questo è un libricino dove è stato fatto mi pare da Michele Rossi, giusto? Dove andammo la presentazione, dunque parliamo di Serie B, campione 63-64, dove Serie C, sì, Girone C, Lecce Samp, 10 novembre 63 Lecce vinse 1-0, il ritorno poi a San Metto il 15 marzo vincemmo 4-0. Prego Paolo, prendi il microfono, raccontaci, cioè, che ricordi hai di quei tempi. Beh, l'andata male perché perdemmo 1-0, ma il ritorno 4-0 in casa fummo superiori. Poi l'anno dopo andammo a giocare a Lecce e ci fu lo sciopero dei giocatori della prima squadra, di qualche giocatore di prima squadra, e quella partita giocò Causio, Sensibile e Russo. Parliamo del 10 gennaio 65. Sì, che sono giocatori che Eliani disse, mi disse, dice, bene, qui c'è da prendere tre giocatori, e mi fece questi tre nomi che giocarono veramente bene. Poi dopo un mese mi disse, ma non hanno fatto prendere uno solo, e prese Causio, che era il ragazzino, debuttò quell'anno, quel giorno lì, ma si vedeva che era bravo, si vedeva che tecnicamente era valido, insomma. 16 anni, perché 49, 60, 16 anni. 16 anni. Poi c'è stato il Lecce Samp 9 maggio del 65, dove vinceste a Lecce 2-1. 2-1, e questa è la partita che c'era Causio e i ragazzi, i tre ragazzi in prima squadra. Poi giocarono bene. Quindi i ricordi che sono? Sono positivi questo Lecce oppure no? No, i ricordi sono positivi perché insomma. Si è vinto là, poi si è perso due volte 1-0, però si è vinto 4-0 in casa, 2-1 là, insomma il risultato è positivo. Ecco, tieni presente che il Lecce è nobile decaduta, come sai, dopo Serie A e Serie B, attualmente sta cercando di risalire la china, anche lo scorso anno ci ha provato, non c'è riuscita, quindi non sarà una gara facile per la Samp. Io dico questo, che io ho visto il Lecce l'anno scorso, ho rivisto il Lecce quest'anno alla televisione, insomma il Lecce è una squadra, non certo. È una squadra di professionisti, la squadra farebbe una bella figura anche in B, ma questo non vuol dire che la San Benedettese va là e tireremo in barca, sono certo. Convinto che la San Benedettese andrà là, farà la sua partita, darà il massimo e poi il risultato, quello che verrà. Grazie Paolo. Francesco, giustamente sei giovanissimo, parliamo della storia del calcio di San Benedetto, io l'ho chiamato apposta perché oltre ad essere un amico fraterno, lui e la sua famiglia spesso vengono da noi, era giusto anche tornare a parlare di questi aneddoti, perché con Lecce abbiamo avuto anche delle buone tradizioni. Giustamente Beni ha detto attualmente il Lecce è una spanna sopra noi, però nel calcio sono due partite di 90 minuti da giocare, una qui, una giù, e già vedendo la via, poi ce lo confermerà anche il collega Betto, a stasera già 3.600 biglietti di curva venduti e 280-300 di ospiti, quindi si profila anche un 10.000 persone domenica prossima. Beh, intanto parlare dopo l'intervento della storia della San Benedettese per me non è facile. E quindi insomma, però mi è stata fatta la domanda, quindi devo per forza rispondere, no? Credo che sia una partita difficile, una partita contro una squadra costruita per vincere, certo. Però credo anche che non sarà sicuramente semplice per un giocatore del Lecce scendere in campo contro la San Benedettese domenica, perché insomma ci sarà un ambiente infuocato, si parla di Sambodromo, noi siamo entusiasti di poter, certo, affrontare questo match, e credo che veramente il 12° uomo in campo sarà il pubblico di questa meravigliosa città.
Poi volevo anche aggiungere, poi lo conferma anche il collega Betto, che Sandera in queste ultime partite forse ha trovato la quadratura giusta col fatto che ha dato fiducia a Vallocchia, a Lulli, con Bacinovic che è di regia, anche in difesa, davanti ci abbiamo sto Mancuso che ci invidiano tutti, quindi insomma ce la possiamo giocare dopo il buon risultato ottenuto a Gubbio. Ma io credo che Sandera abbia parlato poco e abbia fatto, diciamo, dei risultati importanti, no? nelle ultime prestazioni soprattutto c'è stato un netto miglioramento. Ci voleva solo un pochettino di tempo, un pochettino di pazienza, perché comunque anche questa situazione non era semplice da gestire. Sandera è stato sempre fiducioso, si è, diciamo, chiuso tra virgolette nel suo lavoro, ha sempre creduto e credo sia stato anche ben supportato dalla parte dirigenziale, dal nostro direttore, insomma credo che si stia facendo un discreto lavoro, ma questo lavoro viene ripagato dall'entusiasmo e dalla vicinanza che sta dimostrando la stessa città, quindi fare dei sacrifici per una tifoseria del genere credo sia doveroso, sia il minimo, e quindi insomma dai, siamo felici. Sentiamo il collega Marinangeli, anche perché giustamente parlavamo prima di andare in onda che il presidente e Mancuso sono stati premiati, il presidente e Mancuso come bomber goleador, quindi diciamo che chiudiamo un campionato alla grande, anche perché era tantissimi anni che aspettavamo sti playoff. Sì, l'ultimo playoff nel 2004-2005 con il Napoli. 1-1 col Napoli, qui gol di Boiasino e pregio di Cappadella allo scadere, 2-0 a Napoli, 11.000 passa spettatore per un incasso di 228.000 euro, si preannuncia un po' un bis visto i numeri di oggi, già 4.000 biglietti venduti tra curve e distinti, sì, ho parlato solo di curva. in meno di 24 ore, quindi ci potrebbe anche essere questa grande cornice di pubblico che la Sammettese di oggi merita, una squadra che pur tra mille difficoltà tecniche è riuscita a centrare i playoff, nelle ultime tre partite sta giocando anche bene, una gran bella vittoria a Gubbio ed ora questa partita old style con il Lecce. Io quello che ricordo, l'ultimo precedente dovrebbe essere favorevole alla Sammettese, un 1-0 con gol di Pippo Galassi, il portiere del Lecce era Simone Braglia, parliamo dell'86-87, 30 anni fa. È il campionato di Serie B 86-87, poi dopo Lecce andò in Serie A, la Samba ha vissuto le sue vicissitudini per diversi anni, anche il Lecce ha avuto un fallimento in corso, ora si sta riproponendo per la Serie B, purtroppo quest'anno ha trovato un Foggia che ha marciato a mille, esatto, altrimenti esatto, avrebbe sicuramente centrato la Serie B. La Samba se la gioca con i nervi distesi, non ha nulla da perdere, certo, rispetto a una squadra costruita per vincere. Esatto, esatto, è il Lecce che c'ha giustamente da perdere, e poi forse per la prima volta quest'anno vedremo una tribuna sud, non diciamo piena o quasi piena, perché si parla di oltre 1.000 presenze. Ma sicuramente un migliaio di tifosi da Lecce ne verranno, anche perché la capienza è di 2.000 posti, sono stati tutti quanti assegnati e quindi da Lecce si muoveranno, anche perché credono molto in questa promozione, anche se ci sono altre squadre che puntano forte come il Parma, certo, e l'Alessandria. Diciamo Parma, Alessandria e Lecce, le tre grandi deluse della stagione, soprattutto l'Alessandria che è stata in vetta fino alle ultime tre giornate per poi essere superstata dalla Cremonese. Ok, grazie Betto, passiamo a Matteo, gli do io il microfono, anche perché l'Ascoli si è salvato, il Monticelli pure, e stai vivendo con noi insomma quello che sta accadendo a San Benedetto, dove c'è questo entusiasmo a mille. Beh sì, anche insomma ad Ascoli arrivano questi segnali di entusiasmo, no, da parte dei tifosi sanbenedettesi, per me che sono per così dire un semplice appassionato di calcio e non un tifoso ovviamente, certo, da questo, certo, punto, certo, di vista, certo. Posso dire che sarà sicuramente una bella partita, seguo molto il campionato di Lega Pro, anche se non c'è l'Ascoli, fortunatamente non ci sarà neanche l'anno prossimo perché la squadra di Aietti è riuscita a salvarsi, dicevo seguo molto questo campionato di Lega Pro e devo dire che insomma il Lecce effettivamente rappresenta un osso duro, rappresenterà, sì, un osso duro per la Samba, una Samba che però
come hai detto tu, è in crescita, non sta giocando male, soprattutto a Gubbio, insomma, ha dimostrato, sì, di potersela giocare, anche perché anche a Gubbio alla fine non era favorita, perché poi doveva per forza vincere, avendo, insomma, per così dire, essendosi classificata peggio. Quindi penso che abbia già dato una dimostrazione di forza a Gubbio e ha tutte le carte in regola, anche se loro adesso faranno gli scongiuri per replicare anche contro la squadra salentina. Dicevi dell'Ascoli, l'Ascoli è riuscito a salvarsi e c'è da essere soddisfatti, anche se qualche tifoso bianco-nero sta un po', per così dire, storcendo il naso, perché magari si aspettava un campionato diverso, soprattutto alla luce dell'evoluzione, diciamo così, no? Che ha caratterizzato alcuni calciatori, perché poi se andiamo a vedere la rosa, alla fine non era così scarsa da doversi salvare solamente a una giornata dalla fine, perché un giocatore come Cacia in Serie B ce l'hanno pochi. Giovani, per il prossimo anno. L'Ascoli ha avuto quest'anno diversi giovani nel giro della nazionale, ovviamente parliamo di Favilli, che peraltro è stato anche convocato da Ventura qualche settimana fa, adesso sarà impegnato nei mondiali Under 20 con Orsolini e Cassara, quindi comunque parliamo di una rosa sicuramente di buon livello. Purtroppo ci sono state diverse partite sfortunate che hanno fatto sì, insomma, che l'Ascoli non potesse puntare a qualcosa in più di una salvezza. C'è da essere soddisfatti, perché per come si stavano mettendo ultimamente le cose non era così scontato raggiungere questo traguardo, ed è andata bene, insomma, che la squadra sia riuscita a conquistare questi tre punti comunque su un campo difficile come quello di Bari. Altrimenti sarebbe stata costretta a giocarsela alla morte, tra virgolette, contro la Ternana domani esatto. e non sarebbe stato sicuramente un aspetto positivo, perché poi giocarsi a quel punto una finale da dentro fuori sarebbe stato sicuramente molto rischioso, peraltro contro una Ternana in gran forma che con Liverani ha tenuto un passo davvero notevole, considerevole. Ripeto, c'è soddisfazione in città per questa salvezza, c'è anche un po' di delusione perché forse si poteva fare qualcosa in più, ma non è detto che, insomma, o meglio, non è escluso che non si possa sognare in grande l'anno prossimo. Certo. La cosa certa è che non resterà il mister Aietti, ci sono già diversi nomi che sono emersi nelle ultime ore, Fabio Grosso, che peraltro era stato seguito anche lo scorso anno, si parla molto di Gattuso, di Vivarini, anche se questi ultimi due, insomma, sono reduci da una stagione deludente, perché l'uno è retrocesso col Pisa, l'altro è retrocesso alla guida del Latina. Insomma, vedremo nelle prossime settimane cosa accadrà, ma penso che, insomma, il fatto che resti Aietti, che comunque è un altro anno di contratto, mi sembra alquanto impossibile, anche in virtù, insomma, delle ultime dichiarazioni che il mister ha fatto. Per chi non l'ha seguito, poi chiudo perché se no mi dilungo troppo, metà aprile, se non erro anche prima, girava la voce che, insomma, si fosse dimesso Aietti dopo la sconfitta di Salerno. La società aveva organizzato una conferenza stampa con l'amministratore delegato Cardinaletti, che aveva assolutamente smentito il tutto, e poi invece dopo la partita di Bari Aietti ha ammesso che in realtà aveva già rassegnato le dimissioni qualche tempo fa, quindi, insomma, c'è stata forse una mancanza da questo punto di vista di trasparenza, insomma, da parte della società. Fatto sta che, insomma, dopo che, tra virgolette, l'allenatore ha sbugiardato la società, mi sembra alquanto difficile che possa restare. Sicuramente. Ripartiamo con Paolo Beni, anche perché giustamente era il top poter far venire anche Mazzone, perché giustamente parlavamo dei trascorsi storici, due capitani che hanno fatto un po' la storia di Ascoli Samba e Samba Ascoli. Però penso che, anche perché mi ricordo un qualcosa che mi dicesti tempo fa, o a Grottamare o a Porto d'Ascoli, penso inizio campionato scorso, quando io ti dissi, tu dicesti no, l'Ascoli siamo noi che dobbiamo salire in B, il derby lo dobbiamo rifare in B, te lo ricordi, mi dicesti questo? Sì, l'Ascoli faccia il suo cammino, faccia il suo percorso, bello, brutto, noi dobbiamo farlo bello, noi dobbiamo andare su, noi dobbiamo salire, andare a prendere questa B, ci dobbiamo riandare per forza, insomma. Perché abbiamo le possibilità sportive di tifoseria, parlo con. E sicché la tifoseria è importante per arrivare a prendere questi traguardi. Non è facile, però sono convinto che, come sta andando adesso le cose, che noi siamo abituati come società ad essere un po' in qua e in là, invece quest'anno sembra che due anni. Sono due anni, due abbiamo anni trovato che una persona. Sembra vada bene, sicché. Società va bene, la tifoseria c'è,
tutto sta a questo signore qui che indovini gli acquisti e ci faccia vabbè, giustamente, salire il campionato. Certo, no, vabbè, questo, io come tanti altri stiamo un po' rivivendo gli anni belli, gli anni 2000 di Gaucci, dove ci fece, sì, un po' riportare a certi livelli, e attualmente Fedeli, visto che anche ha avviato delle proprietà elite a San Benedetto, un'altra la avvierà prossima estate a Grotta a Mare, quindi c'è l'intenzione che qualche anno rimarrà. Almeno sai, per, sì, questa, no, piazza che rimanga, sogna sempre di fare qualcosa di più. Io se rimane sono contento, e siccome sono un po' più vecchio di lui gli posso dare un consiglietto, se lo vuole, che si calmi un pochino quando le cose vanno male, insomma, ecco, un vabbè, po', un po' focoso, un pochino fa bene avere quella personalità, perché il carattere non si cambia, specialmente lui è più giovane, però insomma a quell'età non si cambia il carattere. Però per il bene del calcio, per il bene suo e per il bene della società, se si calma un pochetto. Però ecco, bene, a sentire diciamo chi gli sta vicino, è un po' così, un fuoco di paglia iniziale, già dopo, il giorno dopo, sì, va bene, con la notte sopra ci si è già dimenticato. Sì, tutto, d'accordo, però il giocatore nuovo che viene, l'allenatore, certo, nuovo che viene, si vede arrivare il presidente degli spogliatoi e dire così e così e così, ci vuole un po' di tempo per capire il coso del presidente, il carattere del presidente. Però nonostante tutto, io sono contento che ci sia, e sono contento che rimanga, e sono contento che scelga gli uomini giusti per andare in Serie B, insomma, perché io la voglio vedere in Serie B questa squadra. Anche perché, io poi lo confermerà anche il direttore, lui ha fatto un programma triennale, il primo campionato lo ha vinto lo scorso anno, adesso stanno i play-off, e poi il terzo anno, se non ci riusciamo quest'anno, si punta alla B. Lui ha fatto questo progetto triennale, no, io, quindi adesso dobbiamo solo aspettare e vedere. A parte come il triennale, che il progetto che ha fatto, che è una cosa bellissima, però se per me avesse fatto il progetto triennale senza guardare il settore giovanile non ci avrei creduto tanto. Invece sto vedendo che il settore giovanile lo fanno bene, stanno, sì, incrementando, stanno migliorando, ha ricostituito giorno, tutto, sì, ha ricostruito anche il settore giovanile, allora ci credo anche che lui rimanga 3 anni, perché se noi il settore giovanile, ci sono quegli allenatori che hanno detto però il settore giovanile non lo curavano. Invece, come sento ora, il settore giovanile viene curato, certo, allora sicuramente rimane. Si ha una certezza maggiore. Sì, che rimanga, e se rimane questo presidente può fare le cose fatte bene, certo, non è di quelli che gli piace arrivare a quarti o quinti. Certo, lo sappiamo. Grazie Paolo. Prego. Direttore, giustamente adesso ho detto Paolo, ma ci penserà lui, però è normale che lui farà tutto quello che sarà possibile fare, però intanto adesso godiamoci queste 2 partite. Beh, che già si parla che eventualmente si dovrà andare a Firenze, cioè San Benedetto è impazzito, io te lo dico perché succede a me, succede a Betto, un po' a tutti quanti noi addetti. Beh, questo è anche il bello, no? Certo, certo, sognare non bello, costa nulla. Il bello di San Benedetto è questo entusiasmo incredibile, è chiaro che chi fa il dirigente deve anche comunque sia avere equilibrio, certo, sia nelle dichiarazioni. Certo, certo. Per quanto riguarda il presidente è follemente innamorato della San Benedettese e tutto ciò che è stato creato, se abbiamo la possibilità dopo 12 anni di rivivere questa partita, è grazie a lui e grazie alla sua famiglia che, certo, ha fatto degli sforzi importanti, ma li ha fatti proprio nell'amore che sente, no? Verso, certo, verso, certo, questa realtà, e nella voglia di riportare calore, passione e calcio importante, certo, che mancava, certo, da un po', e questo non era giusto. Quindi ringraziamo il presidente perché veramente ha fatto un qualcosa di importante. Per quanto riguarda, se il capitano chiede una cosa, dobbiamo cercare di metterci a disposizione, fare tutto ciò che è possibile per riportare la San Benedettese nei tempi e nei modi giusti e realizzare questo sogno che è la Serie B. Però questo deve essere fatto nel tempo, secondo, certo, me, con, certo, calma. E chiaramente il tifoso, giustamente, diciamo, fa il tifoso, ma il dirigente deve programmare, certo, questo, certo, è importante dirlo. Non si può improvvisare. Non si può improvvisare. E l'ultimo punto è quello del settore giovanile. E il nostro amministratore delegato, che è il figlio del presidente Andrea, è impazzito per il settore giovanile, no? Vedere il suo entusiasmo è incredibile. Lui vive proprio per valorizzare i giovani, certo, a me, certo, chiaramente mi ha chiesto certe cose, proprio il progetto parte dai giovani, lui ha in mente di valorizzare il territorio, di valorizzare, diciamo, questo settore giovanile, quindi insomma
siamo all'opera, siamo anche entusiasti. Perché aggiungo che ha messo un uomo di fiducia, Gianluca Mirra, che gestisce tutti i vari settori apposta per differenziare i vari campionati, però c'è Gianluca Mirra, che io spesso sento, che vuole apposta che tutti quanti lavorino in un certo modo per cercare anche per dare seguito a quello che si fa. Beh, certamente, diciamo, la programmazione, se è importante nella prima squadra, è fondamentale e determinante nel settore giovanile. È chiaro che per rimettere a posto un settore giovanile ci vuole un po' di tempo, no? Mino Favini, che ha insegnato a tutti come si fa il settore giovanile, dice ci vogliono 4-5 anni, no? Perché certo, poi ci sono dei percorsi nei giovani. I ragazzi che non hanno percorso, chi lavora nel calcio riesce ad individuarli, quindi invece i ragazzi che te prendi e fai crescere in una certa maniera, poi dopo li migliori, e quindi ci vuole del tempo. Però siamo fiduciosi e ottimisti che si possano raccogliere i frutti di quello che perché c'è programmazione. Grazie. E perché c'è una società forte. Esatto, che vuole fare questo. Anche per te, perché nel circondario San Benedetto ci sono dei bravi giovani, bisogna andare a trovarli, bisogna andare a cercarli, però ci sono tanti bravi giovani, perché sono sempre venuti fuori. Ora è possibile da 4-5 anni non c'è più nessuno? No, sicuramente ci sono dei giovani validi e sicuramente riusciremo a trovare delle collaborazioni. Qui onestamente è una cosa importante. Ieri facevo una passeggiata lungo la spiaggia e ho visto dei ragazzi giocare lì proprio in spiaggia, quindi proprio c'è fame di calcio. Sì, c'è, San Benedetto sì, c'è voglia di calcio, si respira, e questa cosa, ecco, assieme ai colori meravigliosi di questa città mi è rimasta e mi ha colpito, quindi sicuramente presteremo grande attenzione. Va bene, grazie. Betto, per chiudere, sì. Che volevo dire? Per chiudere, diciamo che diamo appuntamento tutti quanti a domenica alle 18:30 delle Palme. Ritroveremo il pubblico per una partita, diciamo, altri tempi, una partita che può regalare soddisfazione alla San Benedettese, una Samba che scenderà in campo, dicevo prima, senza l'assillo del risultato, cosa che invece graverà sulle spalle del Lecce. Lecce è una squadra costruita per vincere il campionato, che ha fallito l'obiettivo e quindi ha maggior responsabilità rispetto alla formazione rosso-blu, che sull'area dell'entusiasmo, della bella prova, della vittoria con il Gubbio, può fare lo scherzetto a una grande squadra, a una corazzata come il Lecce. Ok, grazie Betto. Chiudiamo con Matteo, giustamente hai parlato dell'Ascoli, un attimino anche del Monticelli, perché ha sfiorato proprio alla fine poter agganciare il 3 playoff, però anche per il Monticelli un altro grande campionato. Beh sì, sicuramente, perché insomma la sua seconda stagione in Serie D ha conquistato un bel settimo posto, la squadra allenata da Nico Stallone. Anche qui c'è un po' di rammarico, perché poi comunque fino all'ultima giornata la squadra era in lotta addirittura per un posto nei playoff, diciamo che non era un obiettivo quello, era solamente un sogno, però è stato davvero sfiorato, anche perché poi all'ultima giornata il Monticelli aveva solamente un punto in meno dell'Agnonese, quindi avrebbe potuto scavalcarla proprio per il quinto posto. Poi in realtà l'Agnonese ha vinto la sua ultima partita, quindi neanche una vittoria contro la San Maurese magari sarebbe servita per agguantare i playoff. È stata comunque una bella stagione, con la salvezza conquistata con largo anticipo, un mese in anticipo, quindi sicuramente vanno fatti degli elogi e dei plausi a questa squadra. Non dimentichiamoci che è una società che fino a 5-6 anni fa militava in prima categoria e ha avuto un'escalation di risultati incredibile, e già il fatto di militare in Serie D rappresenta un sogno per tante persone, per tanti anche giovani come me che vivono proprio nel quartiere e che ricordano gli inizi, no? Insomma, del Monticelli dalla terza categoria in su negli ultimi 30 anni. Quindi ripeto, vanno fatti i complimenti sicuramente al mister Stallone, che molto probabilmente resterà la guida del Monticelli anche l'anno prossimo. Ci sono delle voci relative a squadre, società di Lega Pro che insomma hanno avanzato qualche richiesta nei confronti del mister, ma penso che lui insomma resterà al Monticelli, anche perché ha anche altri impegni oltre al lavoro, è anche impegnato in politica, è consigliere comunale eccetera. Sì, quindi sì, certo. Andare in un'altra società lontana da Ascoli sicuramente influenzerebbe anche un po' il suo impegno politico, quindi credo che resterà, e credo che l'anno prossimo il presidente Pallatroni allestirà una squadra
in grado di disputare un campionato di alto livello e non solamente di puntare alla salvezza. Certo, molto dipenderà poi anche dal centro sportivo che vorranno realizzare proprio al Monticelli, dal nuovo stadio eccetera. Sarà difficile averlo già a disposizione per settembre, ma l'obiettivo principale che vogliono raggiungere è almeno quello di rendere il campo regolamentare, certo, per la Serie D, in modo da far giocare la squadra nel suo quartiere e non come è accaduto quest'anno 10 volte a Monte San Giusto, 2 volte a Sant'Egidio, altre 5 volte in un altro stadio. Ha giocato 3 volte solamente in casa il Monticelli quest'anno e speriamo che l'anno prossimo, insomma, possa farlo sempre, ma non al Del Duca, ma nel proprio quartiere. Ok, ringraziamo anche Matteo Porfiri, possiamo ringraziare e salutare gli ospiti qui dal ristorante Relitto degli amici Mario e Alfredo, il collega Porfiri, il grande capitano storia di San Benedetto Paolo Beni, il direttore Francesco Panfili e il collega Benedetto Marinangeli. Grazie a voi per l'ascolto, l'appuntamento per Mondo Calcio e per il prossimo mese.